mestruazioni, ogni corpo reagisce a modo suo. Questo perché ogni corpo è diverso e ha delle sensazioni diverse. Alcune persone potrebbero avere mal di testa, altre potrebbero avere il seno o il ventre un po' più gonfio rispetto al solito. Anche nei giorni precedenti il ciclo mestruale è comune per le persone sentirsi un po' diverse, magari un po' più tristi e malinconiche o più stanche del solito, con qualche brufolo in più sul viso o con dei dolori addominali. Questo succede perché il corpo produce degli ormoni durante il ciclo mestruale che lo fanno cambiare ogni mese. È normale quindi provare un po' di fastidio, ma se il dolore fosse molto forte potrebbe essere una spia di qualcos'altro. Ogni persona ha il diritto di decidere per sé e per il proprio corpo e sa oltre quale soglia il dolore non è più accettabile. Per trovare sollievo a volte bastano delle semplici cose come per esempio bere una tisana, usare la boule dell'acqua calda, riposarsi un po', indossare dei vestiti un po' più comodi, ma quando il dolore è forte è meglio consultare il personale medico e a volte bisogna anche prendere dei medicinali. In alcuni casi il dolore può essere legato a delle patologie mestruali considerate malattie invisibili. Questo perché sono ancora molto difficili da riconoscere, perché la medicina sa ancora poco di mestruazioni e il dolore che ne deriva è sottovalutato, portando quindi dei ritardi nelle diagnosi e nelle cure. Se provi anche tu dei dolori troppo forti o hai il sospetto di soffrire di qualche patologia, rivolgiti a del personale medico di fiducia e alle tante realtà e associazioni che ti potrebbero aiutare in questa situazione. È infatti importante ascoltare il proprio corpo e chiedere aiuto se il dolore è troppo forte o difficile da gestire.